Naturalmente, un grande saluto agli amici, anzi, ai matti del blog di Grillo, che naturalmente sono sicuro, verrò sezionato, tagliato, discusso, insultato, ma questo mi fa molto piacere, perché amo sempre essere in qualche modo le battaglie, non amo mai in qualche modo invece così il consenso, per cui anzi vi saluto tanto, con molto affetto, con molto diciamo passione, e soprattutto ricordatevi che io sono ligure, sono un po' stondaio, per cui essere in qualche modo aggredito mi piace. Seconda cosa, cerchiamo di confrontarci. Io sono sicuro che qualcosa può uscire di buono. Dieter Bullgor è stato una forma proprio che spiegava la prepotenza, l'arroganza, il conflitto di interesse che Berlusconi aveva, cioè molto semplice. Come si chiama quell'altro? Santoro, ma l'altro. Gli Luttazzi hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti è un uso criminoso. E io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga. Se ci fosse stato internet forte come oggi, la rete forte come oggi, l'editto Bulgaro sarebbe stato ridicolizzato, non sarebbe stato possibile, avrebbero in qualche modo, dopo un secondo sarebbe scoppiata una rivolta. Chiaro che sì, è stata una cosa però veramente molto violenta, perché io ho subito delle cose terribili. A mezzanotte, dopo l'intervista formidabile che Luttazzi fa, ti racconto questa cosa che fa a Travaglio, mi chiamano a mezzanotte tutti quanti dicendo la tua carriera è finita. Sai, devo dire anche che io ho sempre capito che la televisione bisogna farla come se fosse l'ultimo giorno. Se tu cominci a fare la televisione come fosse veramente un lavoro in banca, non fai mai nulla di buono. Per cui vabbè, ho detto vedremo un po'. Comunque ricordo, sì, la violenza fu veramente molto forte, fu veramente fortissima, e devo dire che la cosa che mi ha impressionato di più è lì che è iniziato veramente, e come anche una parte del centro-sinistra fosse veramente complice di questa cosa. Perché è un'azienda industriale dove appunto il padrone non si vede, ma c'è. Sì, è un'azienda come fosse la Fiat. Ci sono alcune reti che possono svolgere alcune funzioni, però è proibito, il pensiero critico non ne deve esistere. Ecco, ma ti sembra normale che, come non c'è mai una voce dissonante in Rai, e se tu disturbi, guarda, ecco, l'esempio che è più clamoroso: Renzi non vuole assolutamente mettere le mani sulla Rai. Bene, sono tutti renziani già, è una cosa insopportabile. Perché poi chi lavora, proprio perché è un'azienda industriale, sa che il suo datore di lavoro, il suo referente è la politica, per cui si autocensura, anzi, somatizza il potere inconsciamente, ma non lo vedi che è veramente insopportabile questo clima che c'è? Cioè, quando vado, io me ne sono reso conto, più il mio antirenzismo diventa appariscente, più gli inviti si allontanano. Ma sei troppo forte, fai paura, non puoi dire fascista ai leghisti. Ma come non posso dire fascista? C'è una cosa. È spaventoso questo sistema di cioè proprio di autocontrollo che hanno. Io subito quando parlo di futuro nei vari media lo analizzo come tendenza. E allora dico, allora cos'è il futuro nei prossimi anni? E vedo cosa avviene in un paese come l'America. E vedo che si sta affermando sempre di più la video on demand. Cioè, la televisione in qualche modo si trasforma come la rete, io scelgo quello che voglio. E la video demand naturalmente riguarda un pubblico che ha competenze mediatiche, che sa scegliere, che ha una sua, diciamo, una sua cultura antropologica, ha i suoi interessi, ha i suoi gusti, ha un suo stile di vita, eccetera, eccetera. La cosa terribile è che c'è una forma di frattura sempre più forte
tra il pubblico competente e il pubblico invece che non ha competenza. Cioè, la televisione fotografa molto bene questa frattura sociale, culturale che c'è. Da una parte un pubblico che viaggia nella ibridazione dei media, nella convergenza mediatica, e dall'altra parte un pubblico che rimane lì attaccato, è il pubblico della soap opera, quella spagnola, Il Segreto, che fa al pomeriggio 35%, che in prime time fa il 17%, è il pubblico delle fiction di Rai 1, dove c'è sempre preti, suore, frati, cioè, lo capite? È il pubblico dove persino Costanzo riprende a lavorare e fa, ve lo dico, fa il 6%. Ecco, è lì la politica gode. Però di fatto ecco che la politica su questo pubblico ha un terreno fertilissimo. È veramente. E io capisco molto bene che su questo pubblico Renzi, che è il Berlusconi 2.0, è la continuazione di Berlusconi, più moderna, più attuale, eccetera, ma è uguale, identico, non c'è differenza. È per questo che io sono, già dall'inizio ho attaccato Renzi, non sono mai stato Renzi, cioè non ho mai avuto un'ombra di dubbio, cioè l'ho visto subito, è nato negli studi televisivi di Mediaset lui, come Salvini, cioè sono frutti delle, sono delle enfants della tele, cioè proprio sono figli di questa cultura, e tutto il pubblico nuovo è scomparso. Cioè è sulla rete, su Sky, su Mediaset Premium, cioè su un altro tipo di... Quindi già questo primo elemento è preoccupante. Ecco, lì si colloca a livello molto più sottile. Ecco perché mi interessa molto questa cosa. Pensa all'importanza che ha oggi Google, eccetera. Nel senso che si colloca attraverso l'idea di consumo. Io ti obbligo in qualche modo, ti conduco, creo degli algoritmi per cui in qualche modo ti creo dei percorsi. Se tu per caso vai a fare una ricerca sulle due diete, il giorno dopo avrai sempre su Google, guarda la tua pancia e diminuisci di peso. In qualche modo sei guidato, hai dei percorsi narrativi che ti impone la rete stessa. Quindi ecco, la politica lì cos'è? La politica lì non... Ecco, lì si muove attraverso i consumi che tu fai. Io l'ho già studiato un po' con Obama, eccetera, come attraverso i consumi arrivano i messaggi pubblici, gli spot pubblicitari politici. Cioè, i consumi ti fanno... Se tu hai un SUV, sei di una certa idea. Se tu vedi certi consumi... Ecco, lì si muove a un livello di algoritmo sottilissimo, straordinario. In TV si può dire tutto è il contrario di tutto, è incredibile, perché non ha memoria, è un flusso. Nella rete no, la rete c'è la memoria, la rete è straordinaria, schiaccia un bottone e esce fuori tutto, è terribile, e lì ti incastra. È una cosa veramente formidabile, cioè, quindi non puoi fare questo, la rete conserva tutto, invece la televisione è proprio un flusso, cancella tutto. La riforma della RAI è molto semplice, è una riforma che non esiste, è tipica cosa, è il format di Renzi, annuncio una riforma, il fare, faccio un effetto speciale, dico che la riforma è pronta, eccetera, poi di fatto non c'è nulla. L'amministratore delegato è eletto dall'esecutivo, quindi è molto peggio di quello che c'è prima. Una volta c'era il Parlamento, era legato al potere legislativo, qui ha l'esecutivo. Eliminare ogni mediazione, c'è un bisogno di potere incredibile, di poter comandare da soli. Il Consiglio di amministrazione conta sempre meno, esattamente, quindi non c'è nulla di nuovo, e poi non si pone mai una riflessione su cosa deve essere, che missione deve avere il servizio pubblico, non c'è scritto niente. Cioè si rischia che tutta la RAI sia legata al potere esecutivo. Quindi per favore, non esiste, e quello che c'è è spaventevole. La cosa che io accetto nel progetto di 5 Stelle è che il curriculum sia fondamentale,
che sia tutto trasparente. Poi dite questa cosa, per evitare questa ultima fase che ho detto, che poi il potere, voi dite, quando ci sono 5, 6, 7, 8 dossier che sono rispettano le regole che io ho detto, si sorteggia. Qui è qui che trovo un po', no, amministratore delegato, presenta allora queste, le persone devono presentare non solamente un curriculum, ma anche un progetto di cosa fare della TV pubblica. E un progetto che va dalla editoriale al finanziario, al pubblicitario, eccetera. Io credo che sia questo, il presentare non solamente, chi ha il curriculum adatto deve presentare il dossier, e il dossier pubblicamente deve essere deciso. Questo secondo me è il criterio più giusto per fare la cosa, non il sorteggio. Mi raccomando, passate parola, anche se non siete d'accordo, passate parola.